tempo in cui questo territorio era intensamente boschivo, con incessanti gibbosità collinari e valloni dirupati in ogni direzione. Entro queste fitte foreste vivevano in libertà animali di ogni genere e piccoli gruppi umani riuniti in clan familiari, stanziatisi nei pressi delle sorgenti e dei corsi d'acqua. Entro i recinti si custodivano gli animali allevati per ricavarne alimenti di sostentamento e i cani vigilavano affinché nessuno si avvicinasse alle capanne. Nel territorio dove oggi si trova il centro urbano di Militello in Val di Catania, si trovavano alcuni di questi piccoli nuclei abitati, ed il più importante occupava quella cuspide che si protende alta sui corsi d'acqua dei valloni Carcarone e Loddiero e che prende il nome di Izzira. Quest'area presenta andamento pianeggiante ed è chiamata appunto Piano Izzira, ma il luogo è conosciuto anche come isola e la sua posizione nel territorio somiglia molto al sito di Pantalica. La suddivisione agraria del pianoro ha aspetto regolare, con una dritta strada al centro e traverse perpendicolari ad essa, che lo suddividono in piccoli lotti agricoli. Sarebbe bastato un fossato nel tratto dove si trova l'attuale cimitero per ottenere un luogo isolato, di estrema sicurezza, destinato alla coltivazione dei campi, all'allevamento del bestiame e soprattutto all'abitazione. L'area della cuspide non è mai stata soggetta a coltivazione a causa delle asperità del suolo e la scarsità di terriccio. Vi si rinvengono, ma a fatica, tra il fittume di erbacce, frammenti ceramici molto abrasi, con inclusi lavici di incerta attribuzione, ma intorno, lungo le prime sottostanti brevi balze rocciose, la vegetazione arbustiva custodisce alcune importanti cavità sepolcrali anche di notevoli dimensioni. Una di queste, dall'apparente aspetto naturale di grotta carsica, cela al suo interno l'incavo di tombe a forno. Un anfratto, ricoperto di arbusti, cela un'ampia tomba dalla pianta subcircolare ed il taglio verticale di una breve latomia rivela la presenza di due tombe adiacenti, o forse di un'unica tomba, in origine composta di più parti. Le altre aree, lungo la stessa quota, sono private e recintate e quindi non esplorabili. Lungo le balze di questa imponente altura sono state segnalate ulteriori cavità sepolcrali in posizioni difficili da raggiungere per poterne verificare le condizioni e le appartenenze. E lungo i dirupi si aprono numerose ampie cavità di natura carsica, ma che sarebbe interessante poter esplorare con adeguati mezzi, poiché potrebbero custodire memorie davvero importanti. Il fondo di questa valle, dalle grandi potenzialità paesaggistiche, lo si raggiunge con qualche difficoltà a piedi, passando per la chiesetta semirupestre di Santa Maria delle Grazie, oppure attraverso una strada intercomunale
che si arresta proprio lungo il corso fluviale per l'interruzione dei lavori di un ponte di attraversamento che, se portato a termine, potrebbe collegare Militello con Scordia. La spettacolarità di queste valli è indubbia, poiché vi si possono ammirare aspetti delle combinazioni litiche che alternano strade di calcarenite a banchi di basalto, con forme insolite ed a tratti spettacolari, ma anche declivi ricoperti di ampie e fitte macchie di alberature d'alto fusto. Lungo la strada di fondovalle, provenendo da Scordia, si incontrano numerose cavità sepolcrali ed alcuni cameroni sapientemente scavati negli strati calcarei. Risalendo il fondovalle dell'Oddiero, un tempo ricco di acqua, dal momento che lungo il suo corso si trovano numerose concerie, sulle balze di sinistra si affaccia la necropoli di Santa Barbara, dove si trovano notevoli testimonianze di antiche frequentazioni umane, con cavità sepolcrali trasformate in età bizantina in abitazioni rupestri, a più ambienti che sprofondano nell'oscurità della roccia. Ed alcune di queste sono provviste anche di capienti cisterne per l'acqua. Le singole unità abitative sono collegate tra loro da scale ricavate tra le asperità delle rocce, e le presenze tombali più antiche avrebbero potuto fare riferimento ad un villaggio che verosimilmente occupava il pianoro soprastante. Anche il colle isolato di Contrada Porto Principe presenta memorie archeologiche messe in luce da recenti scavi clandestini. Il fondovalle di queste due alture è percorso da una delle antiche strade di collegamento territoriale e questa lambisce una cavità di aspetto monumentale, trasformata in cappella votiva e dedicata alla Madonna della Scala. Nelle immediate vicinanze, fra il fogliame di agrumeti e nascosto dall'edera, ci si può inoltrare entro un canat che presenta due diramazioni, sapientemente realizzato con copertura a capanna, ponendo in contrasto lastre litiche, profondo chissà quanto e costantemente ricolmo di acqua gelida. Proseguendo la discesa, si incontra un bevaio, mal ridotto, ma la fontanella per l'acqua da bere mostra una conca a forma di conchiglia e lungo il suo bordo una iscrizione dedicatoria. Nel territorio intorno è assegnabile al periodo greco un lungo muro di sostruzione ad un pianoro che nel XVI secolo accolse un convento di frati agostiniani, di cui rimangono pochi resti nell'elevato, ma è ancora chiara la presenza della chiesa conventuale dedicata a San Michele e di alcuni ambienti monastici, in parte anche rupestri, che inglobano una enorme cisterna sotterranea per la riserva idrica. Le rocce di questa altura isolata, lambite dal fiume Ossena, sono ricche di ostriche fossilizzate. In modo sparso,
Nel territorio militellese si rinvengono numerose emergenze culturali di ogni età e nelle balze rocciose isolate si aprono spesso cavità sepolcrali di aspetto monumentale, come queste, di età greca, che si trovano nei pressi della discesa che porta alla cascata sul fiume Ossena e che apparterrebbero ad un complesso rupestre dedicato al culto degli eroi. La necropoli di Fildidonna e del sito di Quararazza custodiscono memorie davvero importanti. Le strade che attraversavano il fondovalle dell'Oddiero confluivano tutte verso il versante vallivo settentrionale per raggiungere un ulteriore nucleo abitato, le cui necropoli si affacciavano dai costoni rocciosi protesi sulla valle, e questo luogo fu quello dove maggiormente si concentrò la presenza umana nei secoli a venire, probabilmente per via di una maggiore ricchezza di acqua. Una importante testimonianza della presenza greca in questo lembo di territorio si conserva in prossimità del costone di roccia. Si tratta di una poderosa torre posta nel fondovalle a custodia del probabile ingresso dell'antico centro abitato. In uno degli ambienti di tale fabbrica, in cui è suddivisa la prima elevazione, si conserva una scritta incisa nell'intonaco con caratteri in greco arcaico. La torre è ampia e doveva avere un aspetto imponente quando in età normanna venne sopraelevata e riadattata a probabile dongione. Della presenza romana si tramanda una notizia riferita agli anni dell'assedio di Siracusa da parte del console Marcello. È riportata nel XVII secolo da Pietro Carrera, uno studioso lucano, riguardo uno stanziamento di soldati che, a causa del contagio malarico, spostandosi da Siracusa e diretti verso l'interno dell'isola, attratti dalla salubrità del luogo, chiesero ed ottennero di rimanervi. Altre storie sull'origine del nome fanno riferimento all'assegnazione di terre per la loro fedeltà ai soldati normanni dopo la conquista dell'isola. In ogni caso, il nome del sito divenne Militum Motellus, ossia la terra dei soldati, tramutato poi nei secoli in Militellus Militellum, e questo centro abitato divenne uno dei borghi medievali più importanti del circondario. In età bizantina, molte antiche sepolture scavate nel costone di roccia furono ampliate e trasformate in abitazioni e luoghi di culto, e di questi si conservano cospicui resti, oggi utilizzati alla meglio. Tra questi ambienti rupestri, in prossimità della torre greco-normanna si apre un ampio incavo chiesastico dedicato allo Spirito Santo. In origine la cavità era chiusa dalla parte esterna con un muro e del suo interno, un tempio rivestito con intonaco dipinto, mostra ancora in modo macabro numerosi colatoi disposti in riga lungo le pareti entro piccole nicchie sferiche incassate dove venivano legati i cadaveri a disseccare. Vi si trova anche un altare risparmiato nella roccia, ornato con rozze decorazioni, posto entro una nicchia laterale. La presenza della croce dei Templari in uno dei colatoi riporta ad una possibile presenza dei famosi cavalieri.
allo stato attuale, il sito entro cui si trovano questi importanti resti è pervaso dal fascino residuale del relitto, che mostra le sue preziosità ormai prive di funzione e senso, eppure così intensamente cariche di sacralità cultuale e di memorie recuperate. Il borgo di Militellum era per buona parte costituito da abitazioni scavate nella roccia, con la sola muratura esterna per gli affacci, secondo una consuetudine sempre più diffusa nel meridione e nel circondario in età bizantina. Tra il collatoio rupestre di Santo Spirito e la torre normanna si trovava uno spazio destinato da sempre al luogo cimiteriale, su cui era costruito un edificio di culto che si affacciava su un breve spiazzo piano di pietra calcarea, livellato e rivestito con basole, e questo costituiva il luogo di incontro della comunità. Oltre alla chiesa vi prospettavano le quinte esterne delle case in grotta. Le vicende costruttive dell'edificio cultuale, sin dalla sua formazione normanna, sono state complesse e più volte si è dovuto ricostruirlo oppure intervenire con riparazioni sostanziali a causa di crolli e incendi, come quello disastroso di cui si ha notizia, avvenuto nel 1618. L'ultimo suo aspetto funzionale aveva la planimetria suddivisa in tre navate da pilastri riccamente ornati e con quella centrale più ampia ed elevata. La chiesa madre di Militello era dedicata a Santa Maria della Stella e negli anni fu dotata di pregevoli opere d'arte. Allo stato attuale, quello che rimane della chiesa è costituito solamente dalla parte residuale del crollo che interessò tutto il centro abitato a seguito del disastroso terremoto del Val di Noto, avvenuto nel mese di gennaio del 1693, che sigillò sotto le macerie ogni forma di vita e tradizione in buona parte della Sicilia sudorientale. Della chiesa rimase parzialmente integra solamente la navata laterale di destra e parte della facciata. Per la ricostruzione di Militello, pur rimanendo nei luoghi prossimi, si scelsero le posizioni più elevate, dove già si trovava il castello baronale, e si riutilizzarono molte parti architettoniche delle vecchie fabbriche, ed anche di questo sacro edificio furono reimpiegate molte pietre ornamentali nell'edificare la nuova chiesa che porta lo stesso nome di Santa Maria la Stella. Vi furono traslate anche le più importanti opere d'arte, come il pannello di ceramica di Andrea della Robbia ed il monumento sepolcrale di Blasco Barresi II, barone di Militello, opera attribuita a Domenico Gaggini. Venne impiegato anche tutto il rivestimento di basole del piazzale e gli elementi che componevano il fonte battesimale esterno, di cui rimane solo una fossa circolare. Da quel momento, i resti della vecchia chiesa furono denominati Santa Maria la Vetere, ossia la Vecchia. La navata laterale, superstite, conserva al suo interno ancora parte della decorazione originaria e in modo museale vi si espongono frammenti architettonici recuperati dai crolli dell'antica fabbrica e questi documentano l'importanza che rivestiva l'edificio di culto. La navata è ritimata da altari monumentali e
In quello di fondo si trova una nicchia, entro cui è collocata una statua di Madonna, ma è la decorazione a stucco del coronamento superiore che attrae maggiormente l'interesse rispetto al resto, per via di quella sequenza a nastro che espone una quantità di puttini nudi che suonano e ballano, saltellando felici, intrecciando giochi festosi, tenendosi per mano. I resti dell'intero complesso monumentale negli ultimi decenni sono stati oggetto di studio e sviscerati dagli archeologi sin nelle più profonde anfrattuosità tombali. E soprattutto sono state indagate quelle parti che caratterizzano tutta la zona ipogeica corrispondente alle due navate distrutte. Quanto è stato risparmiato dei crolli è stato bonificato e messo in sicurezza con il tompagnamento della parte interna della navata laterale e la bonifica della facciata che contiene l'emergenza architettonica più significativa, alla quale è stato dedicato un attento restauro. Il protiro è un elemento costruttivo che appartiene alla cultura architettonica romanica e si manifesta soprattutto nell'architettura ecclesiastica del nord Italia, con prevalenza nel territorio lombardo-veneto, dove si ripete in tante soluzioni, ma sempre di alto valore decorativo. Ritrovarlo qui, in Sicilia, e soprattutto in un piccolo centro, lascia sbigottiti. Non si tratta di un riferimento vago ad una forma architettonica che ha espresso i suoi valori in territori così lontani dalla Sicilia, ma proprio dell'esatta realizzazione di un protiro nordico, caratterizzato da una forma a baldacchino, con archi a tutto sesto, poggianti da un lato sulla muratura di facciata e dall'altro sorretti da due colonne, con capitelli corinzi, che poggiano le loro basi su leoni stilofori. Le due colonne hanno fusto liscio e i leoni sono accovacciati su alti basamenti decorati. Chi ha realizzato quest'opera aveva ben chiaro ogni dettaglio stilistico ed architettonico, ed a meno che si sia trattato del reimpiego di elementi architettonici nordici, è più probabile che un architetto, un capomastro che aveva operato nel nord Italia, era qui venuto al seguito dei Normanni e con un gruppo di scalpellini. Militello ebbe la fortuna di essere bene amministrata da nobili famiglie feudatarie e tra il XVI e il XVII secolo visse un periodo di grande splendore culturale sotto la signoria del marchese Francesco Branciforte e della moglie Giovanna d'Austria, nipote dell'imperatore Carlo V. Durante il ventennio della loro signoria la città ebbe modo di estendersi e di incrementare il suo patrimonio culturale, composto di opere d'arte e pregevoli edifici, con chiese, conventi ed una magnifica biblioteca. Tra queste opere va incluso il magnifico portale che adorna l'ingresso principale della chiesa di Santa Maria la Vetere, già impreziosito dal protiro. Oggi ne ammiriamo i resti resi leggibili attraverso un attento restauro conservativo che, senza nulla aggiungere, ripristina gli elementi originari con un processo di semplice anastilosi dei conci lavorati. Ed ecco
riproporsi al godimento dell'attento visitatore uno degli elementi architettonici ornamentali più preziosi di tutta la Sicilia. Il portale si stima che sia stato eseguito dalla bottega dei fratelli Gaggini. È probabile che i Gaggini abbiano operato implementando un precedente portale, la cui costruzione era contemporanea al protiro e del quale hanno mantenuto la predella di base, che si completa lateralmente con i due leoni stilofori a quelli accucciati per terra e le due colonne laterali con avvolgimenti a spirale. L'intera opera è resa omogenea attraverso la narrazione che espone solo scene legate al culto mariano. La predella mostra 8 raffigurazioni della vita di Gioacchino ed Anna, genitori di Maria, e la loro cifra stilistica mostra un'età antecedente a quella dei Gaggini, così come i due leoni stilofori. In cima alle due colonne laterali si ergono due paggi che mostrano stemmi araldici come simboli di potere. Dalla predella alla cornice marcapiano dell'architrave si dispongono in verticale 12 figure ammantate, stanti, separate verticalmente da una modanatura toroidale decorata a spirali che prosegue per tutto l'archivolto. Le figure rappresentano le sibille, che secondo una visione cristiana equivalgono ai profeti dell'Antico Testamento. Superata la cornice, le due decorazioni verticali proseguono, divergendo, e mentre quella esterna prosegue in verticale, quella interna segue la curva dell'archivolto. In entrambe si trovano 12 figure barbute dei re di Israele, le quali mostrano lo scettro e la corona reale. Il gruppo degli esterni in verticale si conclude con la scena dell'Annunciazione, che pone la Vergine a destra e l'angelo Gabriele a sinistra. Entro la cuspide sopra l'archivolto della lunetta, la composizione pone al centro un trono, riccamente decorato con un motivo floreale, posizionato di profilo, su cui è assiso Cristo, che incorona la Madre quale Regina dei Cieli. Ai lati della scena si dispongono in posizione stante angeli musicanti in concerto. Sopra la cuspide, Dio Padre sovrintende ogni cosa. La lunetta che sovrasta la cornice di architrave mostra la Madonna in trono che tiene seduto sulle sue gambe il bambino Gesù, nudo, con al collo una collanina a cui è appeso un ramoscello di corallo, simbolo apotropaico contro il male. Il gruppo materno è adorato da due angeli inginocchiati e quello di sinistra espone la sua preghiera con parole scritte sul fondo. Tutta la composizione del portale ruota attorno ad un simbolo importante, che è quello che ha dato il nome alla stessa chiesa, una stella rossa a 7 punte, posta tra le ali di due cherubini, e questa nel Medioevo alludeva alla stella polare, alla luce dell'aurora, la luce che prelude il sorgere del sole e che porta alla salvezza in Cristo. Tutta la decorazione del portale originariamente era rifinita a stucco e impreziosita da una ricca policromia pregna di colori saturi, pastosi,
che richiamano vagamente le opere pittoriche di Riccardo Quartararo e che arrivava a comprendere anche dorature, preziose cromie che ancora oggi permangono riconoscibili in alcune porzioni risparmiate dalle avversità e dalle ingiurie del tempo. Militello in Val di Catania, per le sue peculiarità architettoniche ed urbanistiche, fa parte dei centri del Val di Noto protette dall'UNESCO. Ma la sola visione di questo portale vale bene una visita.